Buongiorno e ben ritrovati a Prima Notizia, il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa e ai primi aggiornamenti dalla Basilicata. Oggi partiamo dalle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Ieri alle 20 è scaduto il termine per la presentazione delle liste. Dopo giorni di fibrillazione e colpi di scena, giochi chiusi nei partiti e nelle coalizioni, confermata la Casellati in Basilicata con Forza Italia al Senato, dentro anche Salvini e Di Maio. Il terzo polo punta su Polese e Pittella, nel PD nessun big dietro De Filippo e Amendola. Facciamo il punto con Celestino Benedetto. Sciolti tutti i nodi in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nel centrodestra i rumors trovano conferme con la candidatura della Presidente del Senato Casellati all'uninominale, mentre per l'altro ramo del Parlamento c'è Salvatore Cajata di Fratelli d'Italia. Niente da fare per Moles, mentre gli azzurri al proporzionale per il Senato schierano Francesco Piro e Raffaella Calia. Per la Camera casino Grosso e Bellettieri. Nessuno scossone nella Lega, con Salvini in prima persona al Senato e l'uscente Pepe alla Camera. In seconda posizione per Palazzo Madama la potentina Stefania Polese, con Merra e Cariello dirottati alla Camera. Per quanto riguarda i meloniani al proporzionale, in pole position Gianni Rosa al Senato e Aldo Mattia alla Camera. Saranno l'attuale sottosegretario agli esteri Enzo Amendola e il deputato Vito De Filippo i capilista del PD per la Camera e il Senato. Nessun big dietro di loro. Completano le liste per il proporzionale alla Camera Beatrice Di Fesca e Rocco Pergola, mentre al Senato, alle spalle di De Filippo, ci sarà Maria Teresa Prestera. Impegno civico nella coalizione di centrosinistra schiera il ministro degli esteri Di Maio al proporzionale. All'uninominale i candidati della coalizione saranno Francesco Pietrantuono alla Camera e Ignazio Petrone al Senato. Il terzo polo, costituito da Azione e Italia Viva, punta sul consigliere regionale Braia all'uninominale alla Camera, con Mariangela Guerra al Senato, mentre al proporzionale Renzi schiera Polese alla Camera e Calenda punta su Pittella per Palazzo Madama. Era già tutto definito nel Movimento 5 Stelle, con Turco e Gallicchio per il proporzionale al Senato e Lomuti dirottato sulla Camera, mentre nell'uninominale il materano Mater Domini corre per il Senato e l'ex sindaco di Pisticci Verri per la Camera. E dopo il servizio di apertura siamo pronti per partire con la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dalla prima pagina della Nuova del Sud, il nostro giornale. In apertura c'è proprio la politica con la pattuglia di paracadutati. La Basilicata rischia di eleggere solo 3 lucani e neanche un materano. Ufficiali le liste per le politiche senza preferenze e con i nomi imposti da Roma, cittadini chiamati solo a ratificare scelte prese altrove. Materano azzoppato da 5 parlamentari del 2018 all'invisibilità. E poi ancora quella diaspora del PD senza più big pronti a metterci la faccia, la regina e il segretario Dem della Basilicata bruciato e molti sindaci vanno col terzo polo. Poi spazio alla cronaca, Bernalda incidente mortale sulla strada statale 175, muore sul colpo un pedone intento ad attraversare la strada di sera. Invece a Melfi, carico di pomodori diretto all'area industriale sparito, arrestati 2 uomini di Cerignola. Più in basso l'emergenza Covid, ricoveri in leggera risalita, 2 in terapia intensiva, 0 decessi, ora la positività è il 24,5% con 131 nuovi casi tra i residenti su 534 tamponi processati. Ancora la sanità a fianco, l'ospedale San Carlo forma sul campo i chirurghi del futuro. Andiamo nel taglio basso a Moliterno, matrimoni da sogno, le nozze al castello, così si punta alla sua valorizzazione. In Serie C, Sandri, perno del Potenza, ieri è arrivato il prolungamento del contratto fino al 2024 per il centrocampista. E per quanto riguarda invece il Picerno, mister Longo scopre le mezze ali,
con il vizio del gol. Andiamo alle pagine interne, alle pagine 2 e 3, l'approfondimento sulle elezioni politiche nei pezzi dei colleghi Celestino Benedetto e Alessandro Panuccio. Andiamo a leggere i titoli di queste due pagine. Non bastano i nominati, con i fuorisede la Basilicata rischia di mandare a Roma soltanto 3 lucani su 7. Senza preferenze e con tanti paracadutati rimane ben poco da scegliere e il voto diventa una semplice ratifica di decisioni prese altrove. Da destra a sinistra nella pattuglia del nuovo Parlamento potrebbero esserci, ci dice Celestino Benedetto, Mattia Amendola, Casellati e Turco. Da 5 parlamentari del 2018 a neanche mezzo, così il Materano sparisce dai banchi del Parlamento. Stando ai sondaggi, nei 7 seggi chance di entrata sulle posizioni utili, appannaggio di potentini o stranieri. Per tutti gli approfondimenti vi invito a leggere il pezzo del collega Alessandro Panuccio. Ancora la politica a pagina 5, quel PD sfasciato, senza più big pronti a metterci la faccia, la questione israeliana rischia di bruciare la regina, diversi sindaci ed elettori pronti a sostenere il terzo polo. Ed ora passiamo all'andamento della pandemia in Basilicata. Continuano a calare i contagi, 131 gli ultimi casi scovati, anche se a fronte di un numero esiguo di tamponi processati, nessun decesso, ma c'è un ricovero in più e sul rientro in classe comincia ad animarsi il dibattito. La UIL parla di rientro senza regole. Sentiamo Donato Valvano. Nessun decesso e contagi in discesa, ma i ricoveri salgono di una unità. Nell'ultimo bollettino diffuso dalla Task Force regionale, 131 le positività riportate, 96 nel Potentino, 35 nel Materano, ma a fronte di soli 534 tamponi processati. 214 i lucani che hanno sconfitto il virus, mentre sono 41 coloro che si trovano ricoverati causa Covid nelle strutture ospedaliere lucane. 19 al San Carlo di Potenza, 9 in malattie infettive, 8 in medicina interna e 2 in terapia intensiva. Al Madonna delle Grazie di Matera, 22 i degenti, 18 in malattie infettive, 4 in pneumologia, nessuno in area critica. Ad oggi i lucani ancora alle prese con il Covid sono 8.101. Intanto, in vista della riapertura delle scuole, il Ministero ha inviato agli istituti una circolare nella quale ha reso noto che non emanerà una nuova pianificazione destinata all'introduzione di misure anti-Covid. Il piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione non verrà rinnovato per l'anno scolastico 2022-2023. Tutte le disposizioni emergenziali esauriranno la loro validità il 31 agosto. Per questo, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi dal 1 settembre, varranno esclusivamente le indicazioni strategiche dell'Istituto Superiore di Sanità. Finestre aperte e pulizia ordinaria dei locali sono le soluzioni messe in campo dal Ministero per la ripresa di settembre. Nessuna risposta invece in materia di distanziamento né misure stabili contro il sovraffollamento delle classi e l'esiguità degli spazi. Per questo la UIL parla di un rientro senza regole. Ciò che è certo invece è che non sarà attivata la DAD in caso di positivi in classe. L'uso delle mascherine sarà obbligatorio solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi e non ci sarà più obbligo di vaccino per i professori. E riprendiamo la nostra rassegna stampa da pagina 7 della Nuova del Sud, dove c'è la cronaca. Muore investito sulla statale 175, Bernalda, 70enne, pedone, stava attraversando la strada di sera ed è deceduto sul colpo. E poi in apertura, carico di barattoli di pomodoro spariti e dirottati ad un'altra società, arrestati 2 uomini di Cerignola. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione dell'ammanco di numerosi bancali del prodotto
da parte di un imprenditore di Melfi la merce del valore di circa 100.000 euro distratta dall'azienda che doveva trasportarla uno degli autisti in manette. Poi in basso lo sentivamo nel servizio, l'emergenza Covid, ricoveri in lieve risalita, positività al 24,5% con 131 nuovi casi tra i residenti su 534 tamponi. Andiamo avanti le notizie da Potenza e provincia. In apertura a pagina 8, l'ospedale San Carlo forma sul campo i chirurghi del futuro, adesione alla proposta della Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia. E poi Bacca Pranzo, artigianato e radici, nuova PIL per la sagra del baccalà. Avigliano tira le somme di un'edizione dai grandi numeri. Accanto alle pietanze, musica per tutti i gusti e tanta voglia di svago e socialità. I graffiti di Montemurro, come ogni anno si rinnova l'appuntamento con la tecnica pittorico-scultorea. E andiamo a Viggiano, dove si è conclusa con grande successo la 13ª edizione di Vino sotto le stelle, l'evento enogastronomico che rinnova il legame che da sempre accomuna vino e buona musica. Il servizio è di Mara Risola. Vino sotto le stelle, il brindisi più atteso dell'agosto viggianese, un appuntamento dedicato agli amanti del buon vino che hanno potuto degustare i pregiati DOP, terre dell'Alta Val d'Agri, abbinati ai prodotti tipici del territorio come il ferricello. Come negli anni scorsi pre-Covid, il Consorzio di Tutela Terre dell'Alta Val d'Agri Vini DOC e il Comune di Viggiano hanno promosso lo scorso weekend Vino sotto le stelle, la kermesse giunta alla sua 13ª edizione è tornata ad animare le vie del centro storico di Viggiano e ricavato è stato devoluto in beneficenza all'ANTA. Ci sono tanti turisti che ormai apprezzano proprio, come dire, questa festa, questa iniziativa importante, un'iniziativa che va a promuovere, a valorizzare quello che è il nostro vino, e cioè il Terre dell'Alta Val d'Agri, appunto, dove abbiamo la DOC proprio qui. Decine gli appuntamenti e musica di ogni tipo per un percorso enogastronomico diviso in varie tappe. L'evento ha visto riempirsi di centinaia di turisti le vie del centro, ma anche di tanti lucani, e c'è chi è arrivato a Viggiano dalla Scozia. This is my second time in Italy. È la seconda volta che vengo a Viggiano. Quello che mi piace dell'Italia è il cibo, la gente, tutti molto accoglienti. Mi piace la natura, l'ambiente, il clima mite. Sapete, in Scozia non abbiamo queste temperature. E mi piace molto il vino amabile prodotto in queste terre e anche questo festival e la sua gente. Giusto valorizzare tutti questi prodotti che ci sono, diciamo, nella zona, in quanto, diciamo, è l'unica cosa dopo il petrolio che può, diciamo, andare avanti e quindi valorizzarlo questo prodotto. E se grazie agli eventi estivi si torna alla normalità dopo il Covid, non solo i viggianesi ma tutti i lucani si preparano per festeggiare e celebrare la prima settimana di settembre la Madonna Nera, patrona della Basilicata, dopo un periodo così difficile. Ah, non è mai abbastanza, è sempre una grande emozione, ci stiamo avvicinando alla festa non soltanto di Viggiano ma alla festa di tutti i lucani. Ormai manca poco, come amministrazione ma anche il rettore del santuario, siamo presi da un'organizzazione che, come si sa, è molto molto, come dire, complicata, molto complessa, ma come ogni anno abbiamo la voglia, la passione di farlo. Riprendiamo la nostra rassegna stampa da pagina 9 della Nuova del Sud. In apertura, un matrimonio da sogno, restyling al Castello di Moliterno. Ora è possibile celebrare le nozze, il sindaco Rubino dice, è un primo passo per la valorizzazione, c'è ancora tanto da fare. Poi il percorso Caggiano-Viggiano, unione di tradizione, fede e sport, il via dal centro campano, in 3 giorni 8 comuni attraversati. In basso, fiumi di parole, la festa biblioludica, l'iniziativa si terrà fino al 3 settembre e coinvolgerà diversi comuni della provincia, iniziata ieri a Forenza e si terrà fino al 3 settembre appunto questa festa. Andiamo avanti, Matera e provincia, rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali presenti nella Biblioteca Sigliani di Matera, questa è l'apertura. Poi nella stessa pagina c'è l'intervento di Pasquale Doria sui servizi demografici al Comune, situazione sempre più critica, dice l'esponente di Matera Civica. E poi al via la 7ª edizione del Paese dei Libri a Monte Scaglioso.
Andiamo avanti, la pagina della cultura e degli spettacoli, la grande musica del maestro Piovani è anche solidale, il concerto si terrà domenica 28 agosto nel Parco delle Terme di Latronico e una percentuale degli incassi sarà devoluta alla Rotary Foundation. Assalto a Sanremo Rock, i Velvet Stone di Marconi approdano alle finali, 7 settembre esibizione sull'ambito palco dell'Ariston e poi focus anche sul premio Eraclea per Manuela Tedesca e i suoi gioielli d'arte. E oggi terzo e ultimo appuntamento a Matera con il Fa Diesis Accordion Festival, partito domenica nella Città dei Sassi. Stasera nel giardino del Museo Ridola il Renzo Ruggeri Group, prima della serata finale a Venosa il servizio di Luca Tamburrino. È stata la fisarmonica del maestro Gianni Fassetta, direttore artistico del Fa Diesis Accordion Festival, ad aprire a Palazzo Viceconte le quattro giorni della Kermesse internazionale fisarmonicistica. Accompagnato dagli archi di Matè, solisti lucani ed ensemble Fa Diesis, il maestro Fassetta ha condotto il pubblico in un originale dialogo musicale tra l'Oriente mitteleuropeo balcanico di Gorizia e quello greco-romano-bizantino di Matera e Venosa. Concerto Orienti, Matera incontra Gorizia Nova Gorica, è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia e con l'associazione Recuperiamo San Domenico di Venosa. L'edizione 2022 del Fa Diesis a Matera propone quest'anno eventi che si distinguono per la ricercata qualità e, nello spirito del mosaico, per varietà artistica. Respiro classico, momenti etnici, grande jazz attraverseranno fino al 24 agosto i palcoscenici materani della rassegna, con un'incursione finale a Venosa per la prima volta inclusa nel circuito del festival. E riprendiamo la nostra rassegna stampa dalle notizie sportive a pagina 13 della Nuova del Sud, riflettori sul Potenza in apertura, Sandri si riprende il Potenza, il centrocampista ha prolungato il contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2024, sul mercato la priorità è il portiere, vicino raccordo con Francesco Forte, classe 1991 dell'Avellino, la squadra ieri si è ritrovata sul sintetico dello stadio Viviani per una nuova settimana di allenamenti. Nel weekend sfida alla Gelbison e poi il Picerno, le mezze ali sono l'arma in più di mister Longo. Ed ora passiamo alle prime pagine degli altri quotidiani locali, la Gazzetta di Basilicata, in apertura l'esercito dei candidati tra VIP e sconosciuti e Gianni Pittella spiega alla Gazzetta il suo addio al PD. In basso, turismo insicuro, polemiche a Matera e a Potenza, i visitatori sono in aumento. Poi riflettori su Pasolini, una mostra ne rievoca la morte nella sede di Palazzo Lanfranchi a Matera. Passiamo alla prima pagina del quotidiano del Sud, anche qui in apertura la politica, Pittella, De Filippo, la resa dei conti, presentate 18 liste in Basilicata alla Camera e al Senato, molti i paracadutati da Roma, Salvini, Di Maio, Casellati, Amendola, ma il duello più atteso è quello dell'ex governatore contro il rappresentante del PD, ultimata senza sorprese dunque la consegna delle candidature per le politiche. Per quanto riguarda il centrodestra, Moles resta fuori, Forza Italia difende la scelta della Casellati. Il terzo polo, Braia accetta la candidatura, Matera dice non è rappresentata. E poi la fotonotizia è dedicata al doppio oro di Acerenza, nessuno come lui. In basso a Potenza incidenti, raffica di risarcimenti, 11 sentenze sfavorevoli
sfavorevoli, la provincia dovrà rimborsare oltre 169.000 euro le condanne per i sinistri, anche mortali, dovuti alle strade non curate. A Melfi, lo leggevamo anche sulla Nuova del Sud, sparisce carico con barattoli di pomodoro, arrestati due pugliesi, 100.000 euro il valore della merce. Ed ora possiamo passare alle previsioni del tempo a cura di Trebbi Meteo. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione tra i Balcani e l'Adriatico per la giornata di martedì apporta ancora dell'instabilità al sud, mentre l'anticiclone delle Azzorre è protagonista su gran parte del centro-nord. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla grafica per quanto riguarda la nuvolosità che sarà presente soprattutto sulle regioni meridionali. Infatti proprio qui avremo gran parte dei fenomeni che si concentreranno soprattutto sul basso versante tirrenico e anche sull'Appennino meridionale, mentre vedete il resto dell'Italia sarà praticamente sgombra da nubi e anche da precipitazioni, se non qualcosina localmente al centro. In definitiva ci attende una giornata di martedì caratterizzata da ampi spazi assolati al nord Italia e su gran parte del centro, con solo qualche isolato rovescio tra Lazio e Abruzzo. Instabilità invece al sud, con rovesci a carattere temporalesco, ventilazione che a tratti sarà sostenuta sulle coste occidentali della Sardegna e localmente lungo il versante adriatico, clima caldo ma senza eccessi, con massime tra i 28 e i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. E dopo le previsioni meteo andiamo a leggere alcune delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, in apertura alle elezioni politiche, chiuse le liste, i duelli tra i leader, l'ira degli esclusi, schiaffo Movimento 5 Stelle al PD in Sicilia, andiamo da Sole. E poi rincari record per il gas, giù l'euro, cade la borsa. Passiamo alla prima pagina della Repubblica, nelle liste dei partiti sacrificata la società civile, con il taglio dei parlamentari i politici monopolizzano le posizioni, il boom dei paracadutati in altre regioni. Movimento 5 Stelle e PD rompono l'ultima alleanza e divorzio anche in Sicilia. Libero, le liste del centrodestra, i promossi e i bocciati, i nuovi, la Lega lancia la giudice Matone, lo sportivo Mastrangelo e il leader dei ciechi Barbuto, Fratelli d'Italia cala il poker, Nordio opera Terzi e Tremonti, Forza Italia punta su Dalla Chiesa e Casacco. Questa invece è la lettura critica che ne dà il Fatto Quotidiano, la nuova destra è quella vecchia che ci ha rovinati, rieccoli in lista con Meloni e Company, c'è tutto il peggio dei governi Berlusconi finiti con il fallimento del 2011. Il domani le destre scelgono uno stupro come spot per le elezioni, si parla della violenza a Piacenza, i giornali pubblicano un video che non aveva valore di cronaca ma che diventa la base per la zuffa elettorale del giorno, visto che l'aggressore è un richiedente asilo. Meloni e Salvini lo usano per promettere sicurezza. Passiamo al manifesto, qui una diversa apertura, qualcuno piace caro, la Russia chiude il gasdotto Nord Stream e parte un terremoto speculativo, il gas vola a 293 euro per megawattora, un anno fa era a 44, il governo annaspa sul caro bollette e l'energia entra nella campagna elettorale.
Il Sole 24 Ore, con gli ultimi aumenti del gas bruciato, il 73% degli utili di un anno, e poi Germania in crisi con la siccità, i trasporti sul Reno. Il quotidiano dei mercati finanziari Milano Finanza, Cipro, l'isola del tesoro, Eni e Total trovano un maxi giacimento di metano, la scoperta può rendere 70 miliardi di metri cubi, gas record a quota 276 euro. Passiamo ai quotidiani sportivi, questa è la prima pagina del Corriere dello Sport, non è Juve, deludente 0-0 con la Samp, Allegri frena a Genova, in vetta con Napoli e Inter c'è solo Mourinho. Passiamo a Tutto Sport, che vi ricordo esce in abbinamento ogni giorno con la Nuova del Sud, Juve tutto qui, direi che possiamo andare a vedere se ci sono aggiornamenti sui principali siti. Andiamo a vedere la home di Repubblica. In apertura si parla di gas, ecco il piano di emergenza, 2 gradi in meno in casa e tagli alle spese. E poi le politiche, proporzionale rifugio per i big, solo 31 collegi contendibili. La home del Corriere della Sera. Eccola qui, chiuse le liste, inizia la campagna elettorale, l'ira degli esclusi, duelli tra big di partito, candidati, tutti gli ultimi colpi di mercato. E poi ancora lavoro, bollette e tasse, 4 proposte in campo. Andiamo a vedere infine la home page della Stampa, in primo piano devianze e stupro, Meloni scivola sui diritti, scontro con Letta, no alle liste delle discriminazioni. E concludiamo così la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati con noi e buona giornata.